L'altra volta avete visto che ho doppiato Netflix in tempo reale, così come una volta doppiavo la televisione in tempo reale. Abbiamo voluto rendere il gioco un po' più difficile. Sulla base di queste clip, Paolo mi darà una situazione. Allora, da dove iniziamo? Pillola rossa o pillola blu? Matrix. Quando ripensi a una vecchia litigata e ti viene in mente come avresti dovuto rispondere. Una vecchia litigata? In doccia di solito succede. Ben arrivato, Giulio. Ti ricordi di me? Forse non ti ricordi. Comunque piacere, Giulio. Lo so. Ti ci ho chiamato prima. Graziella ti ha portato qui. Perché dove avete litigato l'ultima volta? Ti ricordi quella volta che avete litigato? Sì, vagamente. Non te lo ricordi, vero? Non te lo ricordi perché non vuoi ricordarlo. Perché hai fatto una figura di m***a quella volta. No, non è vero, non ho fatto una figura di m***a. Io solo non sapevo... Non sapevi che cosa dire. Ma oggi io sono qui per aiutarti, Giulio. Posso farti tornare indietro nel tempo. Solo che dovrai fare come dico io, ok? Hai capito? Guardami bene. Che colore sono? Verde o blu? Rispondi subito. Rispondi e avrai la tua scelta. Non rispondere e avrai la sciolta. Adesso tocca a te. Devi rispondere alla mia domanda. Ti presenterò la possibilità di scegliere. Adesso però fallo subito. Ma senti che cazzo stai dicendo? Io ti sto dicendo che sono completamente fatto di cocaina. E non solo. E altre sostanze che non posso elencare su YouTube, altrimenti succederebbe un casino. Ma adesso tu avrai la possibilità di tornare indietro al giorno della litigata con Lucrezia, non mi ricordo come si chiama. Guarda cosa ho qui, vuoi vedere che cos'ho? Indovina in che mano è e ti darò la caramella. Caramella blu. Torni indietro nel tempo e puoi dire quello che hai pensato sotto la doccia durante la litigata. Caramella rossa, fai una figura di merda e resti nel presente con il senso di colpa. Scegli bene, Giulio, perché in realtà una è Omega 3. Vedo che hai scelto la fragola. Allora, qui ho Shining, Wendy, dammi la mazza. Ah, qui ce l'abbiamo. Vai. Stai cercando di fare colpo sulla ragazza tedesca appena conosciuta. Sì, ma anche Pretzel. Ditemi un nome da donna tedesco. Greta. Gretel. Gretel, guardami un po'. Io mi chiamo Hansel, siamo fatti l'uno per l'altra, che ne pensi, Gretel? Allora, guardami, io mi chiamo Hansel! Non è vero, tu non ti chiami Hansel, ma non è vero, io chiamo polizia. Polizia perché? Io mi chiamo Hansel e tu Gretel! Non è vero, non... Se io mi chiamo Hansel, guardami, io ho la faccia d'Hansel! No, non è vero, io ti conosco. Mi conosci. Perché? Dice. Ti piaccio, ammettilo. Sì, forse un pochino, però. Adesso andiamo a spargere. Che cosa vuoi spargere? I biscotti per terra. No, no, ti prego, biscotti per terra, spreco. Sì, invece io ho comprato i biscotti, quindi adesso tu te li mangi, hai capito? Io ho comprato i biscotti e tu te li devi mangiare tutti, io li ho pagati. Sì, è vero. E quando ho comprato i biscotti mi sono costati un sacco, lo sai, tantissimo, perché quelli sono dei cantucci di Prato. Non ho comprato dei c***o di biscotti tedeschi per farteli mangiare, hai capito? Ho comprato i biscotti di Prato, quelli lì che costano un sacco, con le mandorle. Ah sì, è vero, noi abbiamo solo biscotti pieni di Wurstel. I biscotti. Ma la conquista alla fine, la conquista. Dovete vedere il prossimo video. Madonna, che impegnativo, ragazzi. Aspetta. Non stop.
Ragazzi, siamo qui a ridere e scherzare, ma dovete capire che doppiare così al volo è impegnativo. Cioè, io devo ottimizzare al massimo le mie capacità. Per mantenere l'articolazione delle parole e la fluidità della voce, ad esempio, devo stare attento a tenermi idratato in maniera ottimale. E il mio aiuto viene... Airup, lo sponsor di questo video. Vi spiego che cos'è Airup con un paragone. Voi mi conoscete come creator di video su YouTube, vi divertite a guardarli, ma sapete anche che dietro c'è la mia esperienza di doppiatore, con la quale non potrei farli così. No. Allo stesso modo, quando guardate Airup, sembra una bella borraccia di design e niente di più. Ma attenzione, sotto il tappo c'è una speciale tecnologia che, grazie a questi pod, permette di dare il gusto che preferite alla semplice acqua che ci mettete dentro. Gli aromi contenuti nel pod insieme all'acqua entrano in bocca e si diffondono nella zona subito dietro il naso, dandovi l'effetto che l'acqua abbia un gusto fantastico. Purtroppo, guardando il video, non posso farvi sentire questa figata e quindi vi consiglio di andare in descrizione a questo video, dove vi ho lasciato un link per provare Airup. E inoltre, con il codice sconto MERLUZ15 avrete il 15% di sconto sulle bottiglie. Fidatevi di me e non ve ne pentirete. Meloni. Taxi driver. Vai dal farmacista e lui ti mette davanti a una scelta. Non si sa che scelta? No. Il farmacista? Mi devi dare le ziguli. Sì. Voglio... Attento, eh? Le ziguli alla banana o alla fragola? Alla banana o alla fragola, devo pensarci. Penso che prenderò le ziguli alla fragola. Sì, sono più buone. Alla fragola mi piacciono tantissimo. Volevi darmele alla banana, eh? La banana? Le ziguli alla banana? Vuole dare la banana a me? Hai sentito? La banana a me? La banana a me non me la dai. Sai che cosa voglio io? Lo sai? E ziguli. E ziguli. Ma la banana non ci sono mica. Certo che c'è una ziguli alla banana. Io ne compravo sempre due. Così una la mangiavi, bravo. Gran Torino. Scena dei bulli. Rimproveri i giovani che fanno casino sotto la tua finestra. Ok, va bene. Capisci? E allora io gli ho detto così e ho il cappellino all'indietro. E poi, guarda, questo quartiere fa schifo. C'è arrivato, fratello, guarda. Sì, allora, hai portato il pallone? No, io ho dimenticato il pallone. Come, hai portato il pallone? Non ho dimenticato il pallone, però voglio giocare. Cioè, gioco con voi. Questo vuole giocare con lui, hai capito? Ehi, Cabby, guarda che io... Io ti prendo il cappello tutte le volte che voglio. Sei proprio... Ehi, oh! Vai via, sì! Vai a prendere il pallone che l'hai dimenticato a casa! Che c'è, vecchio? State facendo casino sotto casa mia. Noi non stiamo facendo casino, è lontana casa tua, hai capito? È lontana. E mi tocca scendere. E chiudo. E allora, devi capire che io mi alzo tutte le mattine alle 6 e vado a lavorare in campagna. Non posso sentire casino. Schifo la zuppa di mia moglie. Ehi, fratello, guarda che Gabby di laggiù. Il fegato. Clic, clic. Io ti sparo col dito. Ho il dito stola. Ce l'ho davvero. Ah, ce l'ho davvero la pistola. No, no, fermo, vecchio. Dai via che io devo andare a letto. Io mi alzo tutte le mattine alle 6. Hai capito? Va bene. E adesso vado a letto, che sono le 7. Tu sei un che hai dimenticato il pallone. La prossima volta ricordatelo. Tu invece vestiti meglio. E tu invece vai a casa. Basta adesso, eh? Io vado dove c***o mi pare. Vecchio, è partito un po' Gandalf. Ma perché poi si è incazzato. Poi si è incazzato e è diventato... Io da vecchio.
Ci voglio vedere. Il ritorno del re, il nero cancello, minchia, ma io già sto sudando, ragazzi. Il nero cancello, il ritorno del re. L'ultima situazione. Che cosa ci comporta questa situazione? Quando tu e i tuoi amici uscite a fare serata. È difficilissimo. Ok. Siete aperti, volevamo fare un aperitivo. Secondo me è chiuso. E ora? È aperto. Oh, è aperto, è aperto, è aperto. Ci fanno entrare. È aperto. Chiudiamo alle 7 stasera. Una festività. Se volete un tavolo per 5 dovevate prenotare prima. Noi siamo di più. Di 5. Intendo io che... Ehi. Ah, siamo almeno 7-8. 100.000. Non lo so. Contali tu quelli dietro. Ho detto che chiudiamo alle 7. Ah, alle 8 se proprio ci gira bene il culo, ma stasera chiudiamo alle 7, guarda! La tovaglietta. Oh no! Adesso andate via, se non avete prenotato, dovete andarvene via. Piango. Ma che cazzo vuoi tu? Coi capelli lunghi, sembri mia sorella. Adesso cosa vuoi? Non ti avvicinare. C'è tagliata la testa. Volevamo solo fare un cazzo di aperitivo. Solo un aperitivo. È andata così. La mia preferita è Hansel e Gretel. Anche la mia. Mi ha sbocciato, ma anche la mia. Bene, ragazzi, mandateci voi le clip che vorreste vedere o gli argomenti anche che vorreste che trattassimo improvvisati. Iscrivetevi al canale, se non siete iscritti, fatelo. E noi ci vediamo al prossimo video. Se ti stai chiedendo come sarebbe finito il video se l'avessi visto l'altro ieri e non oggi, prova a guardarne un altro che magari finisce come volevi tu.